Roberto Saviano, welcome to our show. What did you think when you heard about the murder on Peter R. de Vries in Amsterdam? È stato terribile leggere della morte di Peter de Vries. Stiamo in un continente, quello europeo, non più sicuro per i giornalisti. Lo è stato per molto tempo, ora non lo è più. Daphne Caruana Galizia, ammazzata a Malta nel 2017, Jan Kuciak, ammazzato in Slovacchia nel 2018, ora Peter de Vries, ammazzato ad Amsterdam nel 2021. E ho pensato che fosse in qualche modo un omicidio annunciato, e cioè che l'Olanda sta andando in una direzione quasi nella totale indifferenza del dibattito pubblico, quasi nella totale indifferenza dell'attenzione giornalistica, che per fortuna in parte c'è, siamo qui per questo. E quindi, come dire, mi ha sconvolto, non avrei mai immaginato si arrivasse così tanto, ma era nell'aria. You knew Peter R. de Vries, how? Io conoscevo il suo lavoro, non l'ho mai incontrato di persona. C'è stato uno scambio molti anni fa di mail. Quando Gomorra arrivò in Olanda, creò un dibattito sulla questione criminale, e gli scambi all'epoca furono riguardo i rapporti tra la criminalità organizzata italiana, la criminalità in Olanda. E io, per esempio, ero interessato alla questione della mocromafia. All'epoca, stiamo parlando di molti anni fa, era un'organizzazione molto di strada, cioè organizzava in qualche modo la distribuzione. Osservavo il suo lavoro, come quello di alcuni sociologi olandesi, perché trovavo solo nel lavoro di Peter de Vries un'analisi dell'aspetto criminale finanziario in Olanda, come se la politica olandese, per esempio, ignorasse questo aspetto. Lui era il ministro della giustizia olandese dentro il dibattito antimafioso. You lived yourself in Amsterdam for a couple of months, the city where Peter R. de Vries was murdered. Were you protected when you were living here in this city? Non sono stato protetto. Amsterdam è una città, diciamo, sicura, lo è sempre stato per chiunque decidesse di ripararsi in Olanda. D'altronde c'è una specie di tradizione, che è quella inglese, che è quella olandese, in certa misura quella scandinava, di non proteggere chi è nel mirino. Per esempio, anche quando un magistrato antimafia si reca a Londra o in Olanda, raramente viene protetto, perché si considera, le istituzioni considerano il territorio sicuro. Sicuro significa che le mafie non aggrediscono, le organizzazioni, le bande non aggrediscono personalità fuori dalla loro bolla criminale. Ora non è più così in Olanda. Were you surprised when you heard that Peter R. de Vries had no security whatsoever in the Netherlands, no protection from the authorities? Non sono stato sorpreso, capisco anche il suo rifiuto della scorta, nel senso che vivere sotto protezione significa smettere di vivere, non sei morto ma non sei neanche vivo. Non mi ha sorpreso, perché tra l'altro questi paesi non scortano, la Colombia scorta molti giornalisti, il Messico, quando i giornalisti si fidano della polizia, l'Italia ha molti giornalisti protetti. La tradizione olandese non porta alla protezione spesso neanche dei politici, e mi è dispiaciuto che la sua scelta di libertà, cioè quella di Peter de Vries, non essere scortato, poi alla fine lo abbia esposto, e probabilmente con la scorta oggi sarebbe vivo. How many people are in your vicinity now to protect your life? I won't say where you are, the location, but how many people are protecting you right now? Io, diciamo, ho un dispositivo che va dalle 5 alle 7 persone, due auto blindate, da molti anni. And it's very difficult, right, for you to live with this protection. As you said, you are almost dead. Purtroppo sì, è molto difficile, anche perché
c'è un meccanismo complicato, cioè le persone che ti vedono sempre in vita a un certo punto si fanno una domanda, come dire, ma non dovevi morire? E quindi il tuo essere in vita, essere protetto, quasi sembra una negazione della tua battaglia o del tuo rischio. Quindi si vive protetti, ma creando spesso, nell'opinione pubblica, questo più in Italia che in Olanda, va detto, di diffidenza, come dire, com'è possibile che ti tengano ancora in vita? E vivere sotto protezione è una non vita, io spero di essere presto libero. Yeah. Now, the Dutch Minister of Justice has announced an independent investigation into the murder of Peter R. de Vries and also into the murder on lawyer Dirk Wiersum and the brother of the Crown witness. Is that too little too late? È certamente importante. È certamente importante. Va detto che l'Olanda troppi segnali ha ignorato. Nel 2016 viene ammazzato un blogger, Martin Kok, che avendo avuto un passato criminale è stato liquidato come, vabbè, un'uccisione tra di loro. Poi l'avvocato Wiersum del 2019, Dirk Wiersum, è stato gravissimo, perché lì è iniziato ad uscire dalla logica. La pratica criminale ha colpito qualcuno al di fuori, no, dei propri uomini, e anche lì l'opinione pubblica olandese ha liquidato, beh, ma stava in mezzo probabilmente. Quindi io credo che il ritardo sia sull'affrontare il problema, ma l'inchiesta chiaramente sarà fondamentale approfondirla e secondo me con più attenzione diamo, più questa inchiesta sarà veloce e approfondita. You wrote an essay beginning of this month in August in NRC Handelsblad, and in it you attack the Dutch government as an accessory to the murder of Peter R. de Vries. Why? Allora, l'Olanda è una grande democrazia, è un paese dove io stesso ambisco a potermi trasferire, sia chiaro, ma sta diventando il cuore marcio d'Europa. Non potete permetterlo. Gli olandesi non possono permettere di trasformare il proprio paese in una specie di isola offshore. Le Antille sono la porta per far entrare tutto il denaro sporco in Olanda, le Antille olandesi, le famose ABC, no? Aruba, Bonaire, poi c'è St. Martin. Il sistema finanziario olandese è perfetto per riciclare denaro. Perfetto per riciclare denaro. Certo, attirano l'evasione di tutte le aziende europee. Le aziende italiane più grandi si stanno trasferendo in Olanda per pagare poche tasse, Netflix è lì, IKEA stanno lì, Nike si sta trasferendo lì, Starbucks, tutti per pagare meno tasse. Non solo, tutti per avere anche una magistratura molto veloce che si occupa solo delle aziende. Una cosa del genere quasi non c'è nel mondo. È un paradiso per le aziende che vogliono portare via la possibilità, i loro soldi e metterli in Olanda, ma questo ha portato anche a che il denaro sporco entri a fiumi. Pensate che già nella fine degli anni 90, precisamente nel 97, le autorità olandesi scoprono che ad Aruba ci sono 14 società legate alla mafia russa, sportelli bancari, quindi piattaforme finanziarie. Stiamo parlando di molto tempo fa. Già in quegli anni si stavano spostando tutto il capitale criminale sulle piattaforme olandesi. Ed è per questo, ecco perché ho detto che c'è una complicità. La mocromafia, che non è una mafia etnica, perché anche se ai vertici ci sono marocchini, il flusso di denaro è olandese. La mocromafia a un certo punto è diventata partner delle organizzazioni criminali più forti, anche quelle italiane, per portare i loro soldi e farli entrare in Olanda, con loro società, con loro uomini. Tutto questo ha portato a questi omicidi. Are you saying that the Dutch government created, because of these tax incentives and the offshore industry, a pirate's nest in the Netherlands for the mafia? Assolutamente sì, non ve ne siete accorti perché non c'era sangue, quindi qual è il problema? Sono solo soldi? Il detto latino, pecunia non olet, dell'imperatore Vespasiano, il denaro non puzza.
Adesso vi state accorgendo che sta puzzando. Quando ammazzano un giornalista, una persona innocente, nella capitale, fuori da uno studio televisivo, non vi era mai successo, o quantomeno il ricordo di questi omicidi riguardava o il terrorismo, quindi o il terrorismo, o riguardava gli omicidi tra bande, che in Olanda ci sono sempre stati. L'Olanda ha sempre avuto tutti i Paesi Bassi hanno sempre avuto una forte presenza di criminalità organizzata. Quindi è già, mi piace l'espressione covo di pirati, perché parla di uno spazio dove si nascondono dei soldi. E l'Olanda non è Liechtenstein, l'Olanda non è Lussemburgo e l'Olanda non è Andorra. Questi sono stati molto piccoli, che per me loro essere così piccoli e così poco articolati non permette un'entrata forte territoriale di una mafia. Ecco perché l'Olanda è diversa da questi stati, che sono solo sostanzialmente piattaforme finanziarie. L'Olanda invece permette anche l'entrata sul proprio territorio di organizzazioni che anche attraverso il controllo territoriale portano questi soldi. Very clear, Mr. Saviano. Thank you so much for talking to us and for telling us from your perspective how you look upon the Netherlands. Thank you so much for your time today. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.